dovrei essere partita in diretta ora se riesco mi cerco anche sul gruppo ecco. Ok. Allora, se mi trovo, <ride> eccomi. Mi sono trovata. <ride> oh, l'ho allora, appena fatta, adesso li sciolgo perché li devo far vedere. <ride> Rita, buonasera Filomena. Buonasera. Devo fare la Winx. <ride> buonasera, buonasera. Tant'è riesco a farci venire i petardi anche appena fatti. <ride> Grazie Rita, Antonella, ciao. <ride> Angela, buonasera. Marina, buonasera. Sì, sì, fatti ieri, finalmente sono tornata alle origini. <ride> Sandra, buonasera. Gabriella, buonasera. <ride> sono tornata alle origini. È che non ho mai tempo, proprio il tempo materiale di prendere e andare a farmi i capelli, eh, perché sennò io amo cambiare i colori ai capelli, farli strani. Tami, <ride> buonasera. <ride> <ride> Sei interista, no? Io non tifo per nessuna squadra, non tifo per nessuno sport. Anzi, a me lo sport mi annoia. Tutto lo sport, <ride> grazie. Mati, <ride> io sono una totale antisportiva. Quando ero proprio pivella, 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 ma tanto pivella. Ciao, Erika, buonasera. Guardavo un pochino la Formula 1, ma si parla dei tempi di Schumacher e di Montoya, eccetera E un pochino la box, ma la box si parla massimo fino a Tyson Perché era box vera, se facevano male Dopo non mi è più piaciuto niente Sì, sì, nei primi soprattutto che avevo fatto proprio tutta azzurra stavolta invece ho fatto blu notte dietro e azzurro davanti. Erika, qui sul gruppo parliamo di tutto. Sono live libere dalla tematica, non è come quella del, di YouTube dove c'è la tematica. Quindi qua tutto quello che ci viene in mente lo spariamo a prescindere, non c'è un tema ricorrente. Ora per questo, questa settimana. La faccio il venerdì e la settimana prossima la faccio di nuovo il venerdì. Si, sì, mende l'azzurro e il tuo pasticcio. Sì, in effetti l'azzurro è uno dei colori con i quali mi trovo proprio meglio anche io a vedermi. Ciao, Stefi. Gilda, buonasera. È apparsa anche la Neo Sister. La vedo. La vedo. Sì, questa è blu notte. Vedi? Non so se si riesce a notare <ride> Buonasera Neo Sister Grazie No, in realtà ho fatto il nero-blu Ma sulla decolorazione Proprio per farlo diventare blu scuro intenso Solo che nelle parti che magari erano castane È venuto un po' più nero Mentre invece dove erano un po' più biondi è venuto proprio blu notte <ride> grazie Andrea è uno dei colori che preferisco sulla mia faccia in effetti il blu azzurro da sempre solo che poi ogni tanto mi piace cambiare perché io sono una che si stufa subito <ride> e allora vario e cambio ma se no normalmente questo è il colore che mi piace di più sulla mia faccia buonasera Elena, Dani buonasera, Sì, sono cresciuti tanto tanto in effetti, Alessandro buonasera, sono cresciuti tanto tanto, è che li tengo sempre legati ma in effetti tra poco li leggo eh, ce l'avevo già legati prima ma volevo fare la scialla facendo vedere la la tinta nuova, ok, l'avete vista? Ora posso anche rilegarli perché mi danno fastidio, Olè. perché io sono così. Buonasera, Antonella, io dopo un po' me scoccio e leggo tutto, le lecchizzone. Ah, tizzune! <ride> sì, lo so, Filomena, che è il pezzo di carbone, il tizzune. Ma lei si chiama kizzune, kizzune con la K e il TZ. <ride> la kizzune è una creatura del folklore asiatico che eh, viene rappresentata quando in forma animale con, come una volpe a nove code. O comunque ha più code, e quando è in forma umana, solitamente in versione femminile, anche se ci sono anche delle kitsune maschili, sono stupendi. Ma stargli dietro con questi colori, io ad esempio, sono pigra e non ce la farei. E beh, in effetti, hai visto che crescitone avevo anche io? Sono pigra, ma siccome io li faccio i colori WAP perché mi piacciono a me. Poi finché durano bene, quando non durano più, non è che mi interessi molto l'apparenza o okay? che non, non sto dietro a queste cose. Quindi alla fine, quando c'è la crescita, c'è la crescita. Tanto se me li faccio castagni, me li faccio biondi, me li faccio verdi, la crescita c'è sempre. E io non sono proprio il tipo che sta a ritoccare, a fare, non, non ho la pazienza per queste cose. No? <ride> Stefania, buonasera. <ride> sono abbastanza... Gabri ma buonasera <ride> sembra fatta Turchina mi manca Pinocchio <ride> io sono molto come dire quando compro uno shampoo cerco il 13 in 1 dai capelli alla macchina puoi lavare qualsiasi cosa <ride> Non sono molto predisposta a stare dietro alla cura dell'estetica. Ogni tanto si sbrocco e faccio tutto, capelli, sopracciglia, tutto quanto. Poi man mano che cresce il tutto e sembro cugino hit, resto così per mesi in memory. <ride> sono sempre stata un po' così. Quando mi concio è perché mi piace magari conciarmi a me. Quando non ne ho voglia non mi concio, perché io mi concio sempre solo per me, mai per essere guardata, ok, ma solo perché magari mi piace a me una cosa piuttosto che un'altra, e quindi quando non ho voglia di tempo, la lascio correre. <ride> In effetti, le mie parrucchiere poverine gliel'ho detto a sto giro. Cioè, la prossima volta mi metti una foto mia sulla porta con scritto io non posso entrare. Perché ogni volta che, che ci vado gli faccio fare qualcosa di strano, poracce ci mettono 4-5 ore per farmi una testa. Allora, di che parliamo? Di che parliamo? Qua con la cosa che non c'è la tematica, aspetto sempre che qualcuno abbia qualche domanda o qualche curiosità da esporre, qualche racconto, qualcosa in generale. Per attaccare discorso. Anche perché i miei capelli sono un po' paranormali. Ma, ma non fanno testo come tematica. Per parlare in una live in un gruppo di paranormale. Uh, boom, boom. Avevo letto qualcosa ma qua non mi scende. Peta, eh. Allora perché l'emissia... Ad... Oh, ecco, mi sono seri, non mi si aggiornava il PC. Sveva una domanda, posso? Certo, Antonella, sono qua apposta. È parecchio che te non facciamo una live, vero? Dobbiamo organizzare un lunedì su YouTube, oppure anche da te, uguale, come preferisci. Quando vuoi, quando puoi, quando ti viene bene. Allora, aspettate che mi sali tutta la sera. Io da tanto aspetto il pulitore d'anime. Vero, ho fatto quello del cuscino: eh? Ta brava che ho fatto quello del cuscino. <ride> È già qualcosa! Può esserci la remata possibilità che due anime entrino nello stesso corpo, sì, ma solitamente sempre perché una delle due ha dato il permesso all'altra di poter utilizzare per un determinato periodo di tempo non per sempre quel corpo al posto suo avevo fatto anche un video che però non mi ricordo come si intitola dove parlavo proprio di questa casistica uh, mi è salito tutto Stefania volevo chiederti ma i cristalli che indossiamo tipo i bracciali quanto tempo ci mettono a fare effetto? Cioè, ad esempio, la tormalina è consigliabile toglierla di notte, quindi non si indossa in maniera continuativa. L'effetto è poi immediato appena si indossa o serve tempo? No, l'effetto comincia dal contatto con la pelle per quanto riguarda le pietre. Poi è un andare a salire, quindi inizia da subito. E poi va a radicarsi con la persona che la sta. che, che ci sta entrando a contatto. Reva, ci sono persone che nonostante sono conciate, non si possono guardare, quindi si fiera di quello che sei, soprattutto senza un filo di trucco. Ma guarda, io sono sempre fiera di me stessa, a prescindere, senza fili di trucco perché io non mi trucco mai. Ma anche quella volta all'anno che mi trucco io trucco solo gli occhi e la bocca. Qua non ho mai dato niente in vita mia, non me ne frega niente di farmi il mascherone. Quindi anche quando mi trucco, quando mi truccavo, eccetera, ho sempre dato solo gli occhi tanto, perché mi piace tanto gli occhi truccati tanto tanto, anche se poi ci vuole punta e mazzetta per pulirli. In effetti, io non mi trucco, mica perché non mi piace truccarmi. A me piace truccarmi, ma odio struccarmi. È una cosa che detesto. E quindi, nel 90% dei casi, poi vado a dormire truccata. E mi alzo la mattina dopo, che sono il re dei pagliacci. Per cui, evito a priori. Tesoro, che bella che sei! I capelli blu, adoro. Ti aspettavo mercoledì, ma non c'era la diretta. No, Sara, avevo fatto un post, ma magari non l'hanno visto tutti, dove spiegavo appunto che questa settimana, e tanto vi anticipo che anche la prossima, la live qui sul gruppo la faccio al venerdì, quindi oggi la facevo oggi e la settimana prossima di nuovo al venerdì. Per questioni proprio di gestione del gruppo, perché così ci possiamo smazzare le dirette un po' per uno e un po' che vanno bene a tutti. Quindi mi sono spostata per ora al venerdì. Uah. Voi non lo sapete, ma io ho mangiato la peperonata stasera quindi sono un pelo tutto per esplodere. Perché avevo tre peperoni, ho detto li faccio, restano lì a fare le vongole. Ci sono pietre che attirano la ricchezza. Allora, le pietre. Non sono dei talismani e non sono degli amuleti. Hanno delle caratteristiche vibrazionali che si collegano a certi nostri, eh, diciamo, rami d'esistenza e aiutano a livello vibrazionale a raggiungere certi scopi. Ma non portano fortuna, sfortuna, non attraggono, cioè non ti fanno trovare un lavoro. Quelli sono talismani e amuleti, sono tutt'altra cosa. Ci sono delle pietre che sono legate alla vibrazione del benessere a livello finanziario e che aiutano, eh, diciamo, a entrare nella giusta vibrazione per poter poi attrarre eventualmente fortuna mh, pecuniaria, però non sono degli amuleti a tirasoldi. Normalmente tra le pietre Legate alla vibrazione del nostro, della nostra parte, diciamo, finanziaria. <coughs> prima fra tutte la pirite: il diaspro, sia il diaspro oceano che il diaspro classico rosso, eh, un altro è il lapislazzulo che è tanto legato al discorso finanziario e monetario ce ne sono diversi l'ossidiana dorata e altri comunque grosso modo anche le matite tutti quei tutte qui, quelle pietre quei cristalli che hanno al loro interno dei materiali metallici a me viene più comodo <ride> Mi potresti guardare le caratteristiche dell'ovetto ialino e le bradorite? Eh, eh, lo ialino, in generale, è uno scudo contro qualsiasi cosa mandata sulla tua persona. Quindi, indossandolo, ti crea proprio uno scudo davanti, come se tu ti stessi eh, proteggendo, no? Come quando fate, per esempio, la. Mi sono inceppata sul nome, la schermatura. Quindi fa proprio da schermo da oltre ad essere un aiuto anche per la meditazione, grazie alla sua vibrazione particolare, alla... al ribilanciamento delle energie interiori, all'apertura dei sette meridiani e quindi allo scorrere del nostro C, della nostra energia interiore e via dicendo per quanto riguarda la labradorite la labradorite è una pietra estremamente indicata proprio per la meditazione per l'apertura mentale per la conoscenza dei mondi sottili per l'astrale eh, per le capacità esp cerebrali, per tutto ciò che riguarda la sfera diciamo delle capacità mentali è molto legata alla mente Aggiungo, la medaglia rotonda nel sogno... Ma io t'ho perso, Erika, non l'ho letta la prima parte. Ah, eccoti, ok, t'ho trovato. <ride> io approfitto, credo di aver fatto un sogno lucido. Vedevo la mia bisnonna defunta che mi mostrava una catenina con una medaglietta che aveva al collo. Mi chiedeva di mia nonna, che sarebbe sua nuora, come se volesse che la aiutasse... A trovare questa catenina che lei aveva al collo. Io gli dicevo che mia nonna non era in casa, ma avrei riferito che mi voleva lasciar detto qualcosa. Premetto che io non avevo molti contatti con questa bisnonna, anche per la lontananza chilometrica e altre cose. Ho chiamato mia nonna e mi ha riferito che la bisnonna prima di morire era ricoverata, chiedeva dei suoi ori e di una collanina che sembra simile a quella del mio sogno scusa leggo male col PC hai pazienza e che mi diceva mia nonna non si è mai capito dove sia finita io non sapevo nulla di tutto ciò e eh, se non sapevi nulla di tutto ciò e eh, lei ti è venuta a dire quella cosa lì probabilmente voleva proprio darti prova che era realmente lei a venire da te in sogno non ha un significato per te e non ha nemmeno un significato il fatto della, che volesse quella catenina, ma ti ha parlato di quella catenina proprio per farti capire, perché sapeva che tu avresti chiesto a tua nonna, per farti capire che era realmente lei quella che è venuta a trovarti, tra virgolette, in sogno lucido. I capelli brutti tra loro bene, grazie Sara. Aggiungo la medaglia era tonda. Nel sogno, mia nonna stasera mi ha detto che le regalò una medaglia ovale dorata che la bisnonna portava e che, appunto, cercava pure prima della ripartita Ben appunto, un motivo in più per farti capire proprio che era lei. A volte, quando si tratta dei nostri defunti, molto spesso vengono appaiono in sogno non per dirci qualcosa di estremamente importante per la nostra esistenza terrena questo è l'errore che fanno tutti gli esseri umani pensano che i defunti vengano a darci dei consigli buoni per vivere in qualche modo per sapere qualcosa in realtà vengono proprio solo a darci la prova che loro continuano a esistere quindi il tuo sogno lucido della tua bisnonna e dell'indizio della catenina è stato proprio un ci sono, sono davvero io, sono venuta a trovarti, ma sono realmente io, ti do le prove. Gli animali una volta che sono nell'oltre, come possono decidere di reincarnarsi di nuovo non essendo ragionanti? Vengono aiutati? Sì, Stefania, eh, sono seguiti da alcune entità preposte, per lo più sono di razza tutelare, ma ci sono anche altri tipi di guardiani che aiutano proprio. Eh, la sequenza dei ritorni. Tra l'altro, non sono ragionanti, ma hanno in qualche modo la facoltà anche telepatica, quindi di parola, anche se non parlano in realtà, hanno la, la facoltà di parola. Quindi riescono anche a farsi un po' capire. Non è che non siano proprio del tutto ragionanti quando vengono nelle vite terrene. Non lo sono ragionanti, sono pensanti ma non ragionanti. Quando sono di là hanno un, un tipo di ragionamento, anche se non è proprio un ragionamento, è, molto, è un ragionamento molto istintivo, non è un ragionamento proprio ponderato. Una persona con cui mi sono interfacciata a proposito dell'anima sostiene fermamente che gli animali ne siano privi ma non è vero, c'è discusso per un po' e niente da fare, convinto che l'anima sia solo umana, che palle però quando trovi i muri non riesci a persuaderli. Vedi Anto, io invece ho imparato nella vita che non voglio persuadere nessuno. <ride> Ripeto, io racconto quello che so, spiego quello che riesco a spiegare, dico la mia, dico il mio parere su determinate questioni, poi... Chi mi ama mi segua e se parto sola va bene lo stesso, nel senso che non me ne frega niente di convincere qualcuno, chi ha la capacità di ragionare perlomeno su una certa tematica e ha piacere di ragionarci. Io tanto di cappello e sono qua apposta anche per i confronti, eccetera. Quando uno non ha intenzione di ragionare ed è un ottuso, se è un ottuso educato, per me può continuare a seguire oppure se ne può andare da un'altra parte, sono affaracci suoi. Se è un ottuso maleducato lo blocco e finisce lì la questione. E tanto la mente della gente, ma in tutte le situazioni, non solo nel paranormale, la mentalità degli altri non la possiamo cambiare. Gli unici che possono cambiare la propria mentalità sono loro stessi. Quindi ci sono persone più propense a voler ampliare le loro conoscenze, a voler ragionare, e con quelli ci si può discutere. Ci sono persone che invece sono inquadrate appunto un muro in quello che credono e che vivano nelle loro convinzioni. Io mangio uguale, dormo uguale, faccio anche la pipì uguale. Anche se loro non ci credono. Sai che regolarmente mi spariscono delle pietre così di punto in bianco. Beh, i, i dispetti con gli oggetti in generale di solito li fa il piccolo popolo. Quando si tratta in particolare di cristalli, pietre, eccetera, di solito sono della razza o dei folletti proprio o delle fate. Che hanno la tendenza a essere attratti dai minerali, dalle pietre, via dicendo, e dai brillantini. Anna, buonasera. Prego, Tami. Buonasera, Simo. Ci sono anch'io. Ti stanno benissimo i capelli. Grazie prego Erika ciao Luana io con i muri manco ci parlo tanto è inutile esatto era quello il succo due giorni fa ho portato mamma a fare colazione fuori c'ero io, lei e il mio compagno tre persone ho lasciato loro seduti e sono entrata per farmi fare un vassoietto di dolcetti ritornata al tavolo mi sono resa conto che ho preso tutto per quattro persone mentre di caffè ne ho presi solo tre. Il pensiero è subito andato a mio padre. Ho interpretato così: Mio padre mi ha mandato un messaggio usando solo le cose da mangiare. Quindi vuol dire che lui ha bisogno di energie. Esatto, potrebbe essere benissimo. Brava, bellissimo ragionamento, Ste. Il giorno dopo sono andata a prendergli un cero dei sette giorni. Aspetta che ho perso, mi è salito tutto. Ovviamente la candela è dedicata, avrò capito bene, comunque male non gli fa. Sicuramente male non gli fa. In realtà credo che tu abbia capito benissimo, hai avuto un'intuizione fantastica, vabbè che tu le intuizioni ce le hai a prescindere, ma ehm, hai avuto, secondo me, proprio azzeccato l'intuizione giusta. Ecco, frase esatta per un diverbio avuto oggi, non voglio persuadere nessuno, per me sei te e mi hai riavvicinato ancora a tutto questo, grazie, grazie a te Luana. Vedi, lo dico sempre, Antonio buonasera, lo dico sempre, Ilenia buonasera, e... quando io faccio una live, faccio un video, racconto una cosa, rispondo... A un post dove ci sono delle domande, eccetera, e lo leggono o lo guardano in 5, in 10, in 20, in 100, in 1000, nei 4.000 che sono iscritti al mio canale. Chi che sia, non importa quanti riesco a far ragionare, far ragionare non significa cambiare le loro idee. Io non voglio fare i lavaggi del cervello a nessuno, ma se anche uno solo di loro si ferma un attimo. E inizia a ragionare anche solo sulle cose che ho detto io e su quello in cui crede lui, ho già vinto. Cioè, ho raggiunto anche quel giorno il mio scopo. Ripeto che non vuol dire fare il lavaggio del cervello a qualcuno. Io non insegno che dovete credere ciecamente a me, non l'ho mai detto e non lo dirò mai. Io cerco di far degli esempi e delle cose. Chi mi segue lo sa. Per proprio far ragionare sulle varie tematiche paranormali, a volte anche no perché a volte mi inverte proprio qualcosa <ride> e parlo anche in opinionismo schietto delle mie idee, ma quello è un altro discorso. <ride> Ieri il mio cagnolino Elfi, l'ho perso di nuovo, <ride> ha mangiato tutte le manforche che avevo lasciato al piccolo popolo <ride> le manforche sarebbero le offerte per Natale <ride> avrà detto ormai basta è finito Natale me magno <ride> ti volevo chiedere una pietra può attirarsi a sé ti volevo chiedere una pietra può attirarti a sé da indossarla sempre assolutamente sì Fa sempre parte del nostro suggeritore, quindi del nostro istinto. A volte potremmo avere necessità e bisogno proprio di un tipo di vibrazione, quindi il nostro istinto ci porta a essere attratti da una pietra, da un metallo, da un colore, da una tonalità musicale, da tutto ciò che è vibrazione. Buonasera Maria Teresa! Buonasera Stefania! Cos'è il cero dei sette giorni? Un cero, che, un cero grosso che dura acceso sette giorni. <ride> Stai meravigliosamente bene con questo colore. Grazie. Amo il blu elettrico, l'azzurro. Sabrina, buonasera. <ride> Christian, buonasera. Ma prendere i soldi con la mano sinistra porta sfortuna oppure bisogna prenderli con la mano dominante? Grazie, sei fantastica, sembri la fata turchina, che per me è un complimento perché io adoro, tra l'altro la fata turchina. Allora, non è la mano dominante, la mano destra, la mano sinistra, ma è la tua gestualità. Questo anche quel famoso detto, che poi non è tanto un detto, ma in realtà è abbastanza vero. Che se ti prude una mano vuol dire che so, sono soldi che devi pagare, se ti prude l'altra vuol dire che sono soldi che devi prendere. È lo stesso principio, ma non è dominante o non dominante, destra o sinistra, ogni persona è a sé. Io, per esempio, sono una che, quando devo pagare alla cassa, ho l'abitudine di tenere il portafoglio con la destra e prendere i soldi con la sinistra. Quindi per me, per come faccio io le cose, quando mi prude la sinistra o quando li do con la sinistra vuol dire che li devo dare, appunto. Mentre invece quando li devo mettere via, notoriamente tengo il portafoglio con la sinistra, apro e li metto via con la destra. In effetti quando mi prude la destra sono soldi che devono arrivare. <ride> e questo è appurato, ci ho fatto caso un miliardo di volte, tra l'altro. Quindi dipende molto dal, dalla tua... Personale tecnica di presa e di pagamento, considera che normalmente quasi tutti facciamo sempre una cosa con una mano e una cosa con l'altra. T'ho perso. Aspetta, ah, ah, mm -hmm. è fantastico perché così si continua ad avere un dialogo con i nostri cari. Esatto. Se loro capiscono, che tu capisci. Esatto. Loro ti parlano e tu rispondi. Loro hanno continuità nella nostra vita, quasi in senso reale. Assolutamente sì. È una de delle basi per cui è importantissimo comprendere e capire questo mondo e capire i veri segni, i veri segnali. Ho fatto ancora ieri sera anche un video proprio sui segni, perché molte volte i segni vengono mal interpretati. Vedete che mi è salito. Ah, erano mandorle. Scusa, Ste non l'avevo capito. <ride> tu mi hai illuminato, mi hai aiutato tantissimo e te ne sono grata. Ne sono contenta, Stefi. Buonasera, Anna. Volevo chiederti una cosa. Come sai, faccio i tuoi esercizi sciamanici. Poi, da una settimana, faccio la meditazione del dottor Waze per uscire in astrale. A un certo punto è come se galleggiassi nel vuoto, perché da quando la faccio alla fine non mi ricordo cosa ho visto, ma proprio nulla. Beh, quella è una condizione in parte di attenzione, cioè quando sono le prime volte, siccome non siamo molto abituati appunto all'uscita astrale, a parte le paure del non sentirci più respirare, via dicendo che ci mettono ansia e quindi molte volte l'astrale va a Remengo proprio per quel motivo, ma anche quando riusciamo <coughs> è una sensazione talmente particolare rispetto al nostro modus di vita normale che prestiamo tutta la nostra attenzione alle sensazioni che abbiamo. Tu stessa scrivi, mi sento galleggiare. La prima cosa che ti è venuta in mente è di dirmi: è come se galleggiassi. Quindi probabilmente, siccome comunque è uno stato alterato della coscienza, quello nel quale noi usciamo in astrale, è un po' come quando stiamo sognando. Quindi ricordiamo solo i dettagli nei quali abbiamo prestato maggiore attenzione. Tu ricordi perfettamente di sentirti galleggiare, ma non ricordi cosa hai visto perché ti stavi concentrando proprio di più sulle tue sensazioni che non su ciò che era intorno a te. <ride> le cuffie? Sei con doppia voce di sottofondo, ma non ce l'ho le cuffie. Giuro, non ce l'ho. Vi faccio vedere perché sto usando l'altro telefono. Ma allora. Allora, ecco, mo te faccio vedere che c'è niente d'attaccato. Da non so se riuscite a vedere la situazione telefono, ma io sto usando l'altro telefono. Non ce l'ho cuffie attaccate. Non c'ho niente di attaccato stavolta. A meno che non sia il microfono stesso del telefono che rimbomba, io cuffie non ne ho. Io ho preso una e la porto al collo e non mi viene mai in testa di toglierla e pensare che odiavo portare collane o bracciali, ora sono piena. Io avevo tolto tutto, proprio tranne le collane, che quelle io... Una... Questa qua non c'entra, è un'altra cosa, sono delle chiavi che se no me le, me le scordo e allora le tengo appese al collo. Ma il mala lo porto sempre o il mala o altre collane che utilizzo se devo fare determinate cose sono normalmente il mala ce l'ho sempre eternamente addosso da, da sempre però per esempio ecco gli orecchini io non li porto da una vita eppure io ho 10 buchi 5 e 5 prima lo avevo anche qua lo avevo anche al naso <ride> e via dicendo ma mi hanno stufato tutte le chincaglierie poi dormivo male e io divento nervosa se dormo male bracciali Prima portavo solo quelli d'argento, quindi i tre qua piccolini a catenella, perché io amo le catenelle semplici, normali. Poi un amico mi ha regalato questo di lapislazzuli, poi Solix per Natale mi ha regalato questo con le ametiste e le ossidiane. Allora visto che sono dei regali di amici li porto, tra poco mi crolla il braccio perché <ride> non ero più abituata a portare tutta sta roba. <ride> Sai che pietra è? È il quarzo ialino preso da te. È una cosa strana. Lo utilizzavo non sempre, anche se ho notato che usandolo mi faceva stare bene. Ma bene davvero. Cambiavo con i tuoi talismani in base a ciò che desideravo. Beh, ho dovuto accantonare i talismani e sto usando, accarezzando e tenendo vicino a me da mattina a sera sempre il quarzo ialino. Vuol dire che in questo momento il tuo fisico ha proprio la necessità. Della sua vibrazione e quindi quella vibrazione aiuta il tuo contesto finché ne senti la necessità, continua a indossare quello e poi vedrai che quando avrà mh, ribilanciato nel modo giusto il tuo fisico, riuscirai anche a cambiare, a portare altre cose. Ho perso, Antonella. Ecco. La capacità di ragionare dunque l'intelligenza sono tipiche della vita terrena o anche nello stato animico energetico questa si mantiene beh diciamo che mm, qui sulla terra abbiamo la capacità abbiamo la capacità di ragionare aspetta un parolone qualcuno tra gli esseri umani ha anche la capacità di ragionare <ride> anche se <ride> c'è anche una buona dose di gente che proprio non è capace a ragionare però Mettiamola così: l'essere umano tendenzialmente nascerebbe in grado di, di ragionare. <ride> Mettiamola sotto quest'ottica. Quest quando arriviamo sulla soglia, quindi eh, nella fascia di confine, siamo già anime ma siamo ancora molto legate alla vecchia situazione emozionale del corpo materiale e quindi ragioniamo ancora abbastanza come quando eravamo nella vita terrena. Quando poi riusciamo finalmente a scrollarci di dosso la fascia di confine, quindi ad andare nella quarta dimensione effettiva, ragioniamo sempre, pensiamo sempre, ma ci tornano, diciamo, mettiamola così, alla mente i ricordi di tutto ciò che è realmente l'esistenza animica e quindi i nostri pensieri e il nostro modo di ragionare su certe questioni cambia completamente in base alla nuova ottica che noi abbiamo. Una mia amica mi ha detto che quando ti prude la mano destra prendi soldi e quindi bisogna soffiare sul palmo, se ti prude la sinistra, sono soldi che escono e bisogna chiudere il pugno, così non es ne escono di meno. Vabbè, questo è folklore, eh, la gestualità è folklore, però, che non è proprio così: nel senso che non è la destra e la sinistra, come dicevo prima, dipende da quale tu personalmente utilizzi. Però, sì, quando prude una arrivano, quando prude l'altra se ne vanno. Effettivamente si sentono voci di sottofondo, ma non la tua. Forse radio tv accesa di sotto. La tv non ce l'ho. Però, può essere mio figlio che sta guardando TikTok o quelle cose lì. Quello può essere. Io, essendo sorda, non sento una, una pippa. Quindi, non posso aiutarvi in questo. Anche in Real sono sorda, non è che sono sorda solo con i messaggi. <ride> Probabile sia il microfono differita, ma nelle trasmissioni tv quando il labiale non combacia con l'audio. Ma tra l'altro guarda, ho il PC acceso, ma il PC non ha le casse, quindi è muto, anche se sono così che diciamo è indifferita rispetto a quello che sto registrando, non ne ha casse. Mi è cascato tutto perché ho toccato un tasto, non ci fate caso, che io sono un danno con i cellulari, io odio i cellulari. <ride> si vede da un sogno lucido passare in astrale, mi succede spesso che a un certo punto comincio a volteggiare nell'aria e mi sento leggera e mi vedo quasi trasparente, assolutamente sì, anche perché... La dimensione lucida è proprio nel piano astrale. Quindi quando noi entriamo in un sogno lucido, normalmente siamo già in astrale, anche se non ce ne rendiamo conto. Mi hai sognata perché devo averti sognata? No, giuro, cioè, non lo so veramente perché è un periodo che per fortuna e lo sottolineo per fortuna non mi ricordo un tubo di quello che sogno. Tra l'altro, ho tolto. Devo rimettercelo, ma ho tolto anche l'agendina che tenevo sul comodino per appuntarmi eventuali ricordi, dei sogni. Perché è un periodo che sono talmente presa con il real, con la vita reale, con gli impegni, le cose: non sono quasi mai a casa, sono sempre in giro come le trottole, e che oggettivamente anche di seguire tutta la situazione onirica ora come ora non ce la faccio. E quindi mi prendo la melatonina prima di andare a dormire, così mi dà la mazzata e dormo subito, eh, senza sentire nessuno. E non prendo appunti, non prendo niente. Quindi pss, oggettivamente, se avessi sognato qualcuno o qualcosa in questi giorni, non me lo ricorderei. <ride> Ma il malaco preso da te, io non lo porto di notte, tolgo tutto a parte la labbra d'orite, va bene? Sì, 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 va benissimo. Io lo porto vita naturale durante, di giorno e di notte, ma per la questione che io sono estremamente energetica e a me, anzi, mi butta un attimo giù, <ride> lì per... perché facendo 3, 4, 5 ore di meditazione a volte al giorno, eccetera, ho le vibrazioni estremamente alte, per cui a me aiuta anche a tenerle un attimino ridimensionate, ma in generale... Consiglio sempre, appunto, almeno per dormire, di toglierlo e le pietre nere. Com'era la procedura del foglietto da bruciare sulla candela per far arrivare un messaggio a un defunto? Mi ricordo solo l'inizio. È semplice: scrivi il messaggino, prepari un braciere dove far bruciare poi il messaggio. Accendi la candela dedicata al defunto, quindi o bianca o viola. Scrivi tutta la lettera per bene, come se parlassi con lui. Dopodiché fai prendere fuoco al foglio sulla candela e lo posi nel braciere che si bruci del tutto. Se non si brucia tutto, prendete i pezzetti che non si sono bruciati e finite di bruciarli. Quando è bruciato tutto, le ceneri che sono rimaste nel braciere, per braciere intendo anche un posacenere, eh? Nel senso, una ciotola dove far bruciare dentro di modo da non perdere le ceneri, poi le buttate al vento dalla finestra, dove parli in giardino. Al vento, le ceneri, in questo modo gli arriva. Hai ragione, Gabriele. Le tue pietre sono davvero magiche, amplificano tutto e ti fanno sentire bene, una sorta di serenità. Forse perché sono tue, hanno la tua energia che è sempre positiva. Ma io me lo auguro in parte di dargli energia positiva. Io le prendo direttamente dalle cave in India, quindi me le mandano direttamente dall'India, non le prendo da altre parti solitamente. Tranne qualche rara eccezione dove le prendo in qualche negozietto eh, fornitore mh, italiano, che conosco i proprietari e so che sono persone fidate, eccetera, ma proprio quando ho necessità di una pietra urgente, altrimenti normalmente appunto le prendo dalle estrazioni direttamente dagli operai delle estrazioni in India nelle cave. No, è la sua voce che ripete quello che ha detto. Ma sì, ma può essere che magari fa ritorno il microfono stesso del telefono, sai? Può essere, è già un po' ogni tanto me lo fa tra l'altro, anche quando sono nelle live con le cuffiette, mi sento che mi rimbombo da sola. Io ti sento benissimo, eh, a meno che non sia boh, un doppio effetto di qualcos'altro, perché se è un rimbombo mio lo devono sentire tutti. Buonasera Renata, buonasera Morrigan, Graziella. Io ti ho sognata e pensa un po', indovina. <ride> Basta che non mi dici che sono apparsa come la Madonna, poi va bene tutto. <ride> <ride> che con te io ho paura. <ride> Ora vieni qua, mi picchi e poi torni a casa. Ieri <ride> sera. No, è proprio il suo eco praticamente, ma fa nulla. Però se fa eco il mio telefono, Mari, allora dovrebbero avercelo tutti nel rimbombo della mia voce. La candela la spegniamo, la usiamo solo per accendere il foglio? Ma no, essendo una candela dedicata al defunto, potete tranquillamente lasciarla consumare. Poi, se invece la volete spegnere per qualche motivo, problemi non ce n'è. L'importante lo dico sempre in eterno: in qualsiasi condizione voi accendiate una candela, per questioni esoteriche, occulte, quindi una candela devozionale, una candela a un defunto, una candela per un rituale, una candela di qualsiasi genere, a livello esoterico, a livello ritualistico o a livello occulto, mai e poi mai soffiarci sopra per spegnerla, l'unica cosa è quella. Sì, infatti si sente sempre in tutte le tue dirette, allora sicuramente il rimbombo del microfono, perché stavolta non c'è proprio niente. Che possa far sentire la mia voce fuori dal telefonino. Prego, infatti, io sento rimbombo tuo sotto, si sì, è sicuramente quello. Probabilmente il microfono del telefono, ma lì non ci posso fare niente io, perché eh, il telefono è messo lì, cioè questo è l'altro. Ma è spento, però è messo così. Non è che ha cavi o cose attaccate o cuffie, eccetera. Posso provare? Beh, facciamo una prova. Allora, così mi sentite lo stesso? Mister Ciccia. Mamma mia, mi fai cadere tutto. Cicetto, no, le ditine adesso no, mamma, no, 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 San Claudio gatti, sì, scendi giù. Scusate, stavo bisticciando col Ciccia. Dicevo, mi sentite lo stesso ora? Mi sentite lo stesso? Aspetto che qualcuno mi risponda. Si ma era meglio prima? In che senso? Perché adesso Si ti sento uguale Allora Sempre con il rimbombo anche ora Perché ho, ora ho tolto il volume al telefono Invece prima c'era il volume alzato Ok Quindi mi sento lo stesso Ma anche il rimbombo si sente uguale? Vediamo un po' se Posso tentare Così, come sentite? Sempre col rimbombo? Oppure sentite normale adesso? Ma in effetti è strano perché alcuni non lo sentono il rimbombo, altri lo sentono, non c'è stacca di niente. Ciccia, no, stai giù perché io adesso ho da fare. Eh, fai finta di niente. Fammi cadere le vitine, le cose che poi mi ci vuole il metal detector per recuperarle. Ok, ora non lo sento più. Ok, non c'è rimbombo, non più. Oh, spettacolo, allora ho scoperto cos'era. Praticamente il volume del cellulare lo devo mettere muto. Se metto il volume del cellulare muto non fa rimbombo, se invece lo metto alzato rimbomba. Capitolo arcano. Ma no, eri ad Otranto. Sei arrivata a quel nano che si è appropriato del mio salotto per guardare la TV e dormirci. E tu, di una brandina, nella mia camera da letto, io ti dicevo: Ma no, vai in cameretta di mia figlia e tu dicevi: sì, Sto bene qui. Questo perché mi dici sempre: Tu devi venire a ti è rimasto talmente impresso. <ride> ok ok ragazzi era quello praticamente quando faccio la live devo ricordarmi di abbassare il volume del telefono perché io lo tengo sempre al massimo il telefono perché sennò non sento manco se mi fa un beep o una cosa E probabilmente è quello, cioè, avevo il volume al massimo e ridondava col volume stesso togliendo e mettendolo muto ha smesso di rimbombare Sta cosa è utile perché almeno so che non devo tenere il volume alzato, lo perlomeno so come risolvere la situazione quando risuccede, perché sicuramente mi scorderò di abbassare il volume altre volte conoscendomi. Ultimamente mi capitano libri di Nell Gaiman. Consigliati, regalati. Oppure compaiono su Amazon. Ma a farlo apposta, non ci hai fatto un video. <ride> Volevo sapere una tua opinione su questo scrittore. I suoi libri hanno sempre un richiamo all'esoterismo. Secondo te? Lui è attendibile? Guarda, Gaiman, o Gaiman, come lo si voglia pronunciare Gaiman. Io preferisco. È normalmente parla sempre o per esperienze personali anche se poi le rivede e corregge a romanzo o per esperienze dirette di qualche suo conoscente che però gli ha raccontato una determinata vicenda poi ripeto lui le condisce a romanzo è ovvio che cambia particolari cose ma gli spunti iniziali sono sempre portati da una qualche esperienza o direttamente vissuta da lui Oppure raccontata da qualche persona a lui vicino, comunque di cui lui si fida, non presi a caso da testimonianze varie ed eventuali. E presumibilmente sì, sono tutte esperienze che, comunque, in qualche modo hanno dei legami con il paranormale, non però in senso stretto. Sono eh, diciamo legami di natura. Aspetta, eh, che arrivo. Eh, legami di natura appunto di esperienze fatte ma più su cose tra virgolette credute non so come spiegarmi prendiamo coraline di cui ho fatto il video ecco la situazione reale che lo ha spinto a scrivere coraline era la questione di quell'esperienza fatta quell'estate nel paesino di montagna con quella vecchina che aveva nella culla poi alla fine il cadavere della nipotina morta bruciata e presumibilmente con un tentativo quasi tra virgolette voodoo o simile voodoo chissà per far cosa forse per volerla riportare in vita forse per volerne richiamare l'anima però era comunque una convinzione della vecchina quella di cercare di fare questa cosa, non era una reale magia che si era avverata. Ecco, qual è la, la miglior meditazione per imparare a svuotare la mente? Troppi pensieri negativi che mi fanno pensare a pericoli per chiunque. Allora, come ti ho già spiegato altre volte, e qui purtroppo, purtroppo entra in gioco il discorso dell'essere più o meno persone ansiose. Alle persone ansiose va sempre tutto storto, ma non perché le persone ansiose siano sfigate, ma proprio perché quello che ti spiegavo l'altra volta, le persone ansiose tendono a farsi venire l'ansia proprio pensando a che quel qualcosa o a quel qualcuno possa succedere qualcosa o possa andare qualcosa storto ma ci pensano talmente tanto per colpa della loro ansia che attraggono quello perché la legge d'attrazione funziona proprio in questo modo più tu immagini che una cosa accade più prima o poi accade l'unico modo per cercare di cancellare i pensieri non è tanto una meditazione quanto magari la concentrazione in qualcos'altro o i mantra che poi sono la stessa cosa quindi normalmente se abbiamo la mente proprio continuamente sotto pressione fare dei mantra anche molto semplici lo spiegava anche Elvis per altre questioni durante la live di lunedì scorso eh, un mantra molto semplice è quello di contare a rovescio quindi, partire da 99 nella mente e iniziare a fare 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Andare avanti fino allo zero perché, se ti concentri sul contare, ti concentri sui numeri che stai pensando, gli altri pensieri si cancellano. Poi ci sono dei mantra proprio: il primo fra tutti per la meditazione che svuota proprio la mente è l'OM. Quello Proprio classico che si si vede anche nei film. Om, 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 om. A ripetizione, svuota la mente. Io sono già più complicata. Lo dicevo anche ad Elvis. Infatti, io utilizzo il mantra, il mantra di Kali, che è Kali Durgena Botnama. E quindi, ma sono io che mi vado a fare le complicazioni umane. E quindi normalmente il mio mantra interiore, anche quando mi preparo la meditazione, tutto è Kalidurgena monnamà, Kalidurgena Kalidurgena in continuazione. Però in generale i mantra aiutano molto. Anche i mudra, se ti concentri, perché il mudra va fatto a pari mano, quindi devono essere precise e identiche. Ti ci devi concentrare perché non puoi mettere una mano diversa, devono essere identiche. Quindi il mudra, qualsiasi mudra tu stia facendo, deve avere la posizione speculare, quindi ti ci concentri. Tutto ciò che ti porta alla concentrazione su altro e non su quei pensieri, pulisce la mente. Sei bellissima con questi colori. Sciogli i capelli. È che poi mi dà fastidio. Io li sciolgo i capelli Ma poi mi danno fastidio Perché a me i capelli in faccia Io non sono molto Portata A soffrire Non voglio essere bella a apparire e un poco devo soffrire Dopo un po' mi impicciano Mi danno fastidio, me li mangio E quindi Li leggo di nuovo Mi piace tantissimo ascoltarti Grazie Graziella sono uscita fuori tema, l'ho perso, ma ci sta, tutto ci sta, non ce ne temi qua in queste live sul gruppo. Quando provo a meditare la mia mente parte con un cavallo in e non riesco a domarla. C'è un modo per darle una padellata? Quello che dicevo prima, prima di iniziare a meditare si utilizzano dei mantra. Di concentrazione, quindi la ripetizione di alcune cose o il conteggio di alcuni numeri, le tabelline, ecco tutto ciò che ti fa ti costringe a concentrarti solo su quello che stai immaginando in quel momento e non su altri pensieri che invece divagherebbero. Buonasera, Francesca. Prova con Lom è uno dei più facili e anche uno dei più, diciamo, efficaci dal punto di vista della meditazione generica. Ultimamente sta andando bene, ma per esempio se mio figlio esce con la Vespa, penso per esempio che scivola perché l'asfalto è bagnato. Vedi che però sei tu che sei un po' pessimista e vedo proprio un flash. Poi meno male non succede, va già bene. E cerco subito di cambiare pensiero, ma questa cosa mi innervosisce. Ma perché tu pensi sempre che possa accadere qualcosa, tra l'altro, Maria Teresa, tu devi capire una cosa, non era in senso offensivo, eh? tu devi capire, non mi fraintendere. Nel senso che dovremmo tutti capire una cosa: Che tanto qualsiasi situazione eh? qualsiasi che noi la temiamo, che noi ne abbiamo l'ansia o Che noi non la temiamo, se deve accadere, accade comunque. Quindi avere l'ansia non serve a nulla. È un po' come mh, quella storiella, no, che recita eh, come era. Se sei triste, non preoccuparti, il dolore è peggio. Se provi dolore, non preoccuparti, la morte è peggio. Se sei morto, non preoccuparti, il peggio è passato. Era una cosa di questo tipo. Non sono riuscita ad accedere a questa live. Grazie per avermi accolto anche in questo gruppo. Ah sì eh, perché poi non sono più riuscita a risponderti che sono andata a cenare una cosa e l'altro ho letto però stavo già cominciando la live Sì essendo un, questo che è un gruppo privato quindi per entrarci bisogna fare domanda Benvenuta anche di qua <ride> Infatti l'ansia di mia madre perché aveva paura che papà cadesse lo ha fatto cadere E poi da lì purtroppo è stato tutto un problema fino alla fine da quella caduta non si riprese più. Immagino, Ste. Perché purtroppo è proprio, è proprio la legge d'attrazione. Il problema di base dell'essere umano è che normalmente non immagina mai che le cose gli vadano bene eh, sembra un, un controsenso, ma l'essere umano, quando si trova davanti a due cose che potrebbero accadere, vi faccio un esempio proprio scemo. E terra terra di quando avevamo 15 anni. Ti piace il ragazzino che vedi tutti i giorni o la ragazzina che vedi tutti i giorni? Tendenzialmente, l'adolescente innamorato del compagno di classe o della compagna di classe tenderà sempre a immaginare se lo venisse a sapere magari ci prende in giro magari ci manda al diavolo e magari ci risponde che non ci piacciamo. e quello lo immagina poi però spera invece di piacergli ma la speranza non attira niente mentre invece l'immaginazione attira quindi noi esseri umani dovremmo imparare a immaginare la cosa positiva e eventualmente sperare che non avvenga la cosa negativa ma è la cosa positiva che noi dobbiamo immaginare che succede e invece tendiamo sempre a immaginare Proprio nel senso vero della parola Che poi in, in ritualistica si dice visualizzare Ma è il succo lo stesso Come sarebbe se accadesse E in questo modo attiriamo quella cosa lì Silom funziona come E se prendi anche i fiori di bacca L'ansia se ne va vero Marina Ciao Diego! Li hai di nuovo legati? Come ti capisco? È che io non sopporto i miei. Vedi, non me ne sono nemmeno reso conto. È, è talmente automatico che dopo un po' me li sento in faccia mi danno fastidio e leggo tutto. Non me ne ero neanche accorta che l'avevo rilegati. Prego, Sabri. Diego, ma come spieghi il fatto che ormai siamo più di 8 miliardi su questo pianeta? Pianeta scusa mi sono inceppata. Cifra mai raggiunta prima da che l'uomo esiste. Come to, po, 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 to perso, come si spiega? Ci sono tante reincarnazioni di vite passate decedute, precocemente nei secoli scorsi o ci sono pure tante anime nuove? Mmm... Non devi guardare la reincarnazione a pianeta. Le anime non hanno un pianeta. Potrebbe essere che magari nel cosmo 3, 4, 5, 10 pianeti, 100 pianeti, 1000 pianeti siano esplosi, l'esistenza lì sia finita e quindi le anime di quelli che abitavano in quei pianeti, piano piano rinascono in altri pianeti e quindi negli altri pianeti aumentano anche per eh, diretta conseguenza i corpi. Tu non devi guardare solo il pianeta Terra perché noi non ci reincarniamo solo su un pianeta. Sono due mesi che mi sono rotto il setto nasale. Aia Silvia! Mi sono fratturata successivamente un dito, poi febbre alta per un'influenza. Da ora schiena bloccata, e continuo a pensare che il cosmo è con me e che poteva andare peggio. Sono un inguaribile ottimista. Fai benissimo. Fai benissimo. È il modo migliore per attrarre proprio il meglio. A prescindere che poi succedano le sfighe, che poi anche il discorso sfiga e fortuna. Va valutato perché molte volte noi vediamo sfighe anche quelle che in realtà sono fortune, o al contrario, valutiamo come una fortuna ciò che poi nel tempo si rivelerà invece essere un'enorme sfiga. Questo perché, perché tendenzialmente non è né fortuna e né sfiga. Io lo dico sempre: la, fortuna e la sfiga non esistono. Sono tutte lezioni da imparare, ma in... è un po' come il discorso norreno, no? Come, così come sopra, così sotto. Lo dice anche qualche passo, mi pare di qualche religione abramitica, ma non ne sono sicura. E... Un po' come l'albero, no? Gli alberi, tu puoi sapere come sono fatte le radici di un albero guardando nelle fronde, cioè i rami con le foglie, perché gli alberi, e questa è scienza, eh? è biologia schietta, anzi, eh... come si chiama? La scienza che studia le piante proprio, <ride> è fitobiologia. Gli alberi sono speculari a se stessi, quindi le radici che hanno sono speculari rispecchiate nella loro ramificazione. Per esempio i cipressi che sono stretti e lunghi hanno radici strette e molto lunghe che vanno verso il fondo, mentre invece gli ipocastani che hanno grandi rami che si divaricano dal tronco hanno radici molto grosse e larghe sotto, piuttosto corte ma larghe. Tutto nella nostra esistenza è così. Anche quello che noi esseri umani chiamiamo sfiga e fortuna. Quindi all'interno di tutte le nostre sfighe ci sono tante piccole fortune. All'interno no delle nostre grandi fortune ci sono tante piccole sfighe. Il problema è che l'essere umano tende per natura propria a concentrarsi sempre di più maggiormente sugli errori e sulle sfighe. Lo spiegò anche Einstein e qua vi faccio la paternale ma vi sopport mi sopportate. <ride> Albert Einstein, durante una lezione a dei ragazzini dove voleva dimostrare una certa cosa, si mise alla lavagna e iniziò a scrivere la tabellina del 9, senza dire niente a nessuno. Iniziò a scrivere 1x9, 9, 2x9, 18, 3x9, 27, 4x9, 36. 5x9 è 45, 6x9 è 54, 7x9 è 63, 8x9 è 72, 9x9 è 9, eh, 81, 9x10 è 89. Finita di scrivere la tabellina del 9 alla lavagna, si sposta e la fa vedere ai ragazzini i ragazzini iniziano a ridere tutti quanti e a sfotterlo perché lui era comunque considerato uno dei fisici più intelligenti e più importanti del secolo iniziano a prenderlo in giro lui si becca un po' di insulti per questo 9x10 giù, Tino ma se ne va uno arriva l'altro e... dopodiché quando i ragazzini finiscono di ridere gli dice questa è la lezione che vi volevo insegnare su dieci operazioni che io ho scritto, nove erano giuste, ma nessuno mi ha fatto i complimenti per le nove giuste. Vi siete solo tutti messi a ridere per l'unica che era sbagliata. E l'essere umano è così. Puoi fare cento cose giuste, ma noterà sempre e solo l'errore che tu hai fatto. Stesso discorso vale per le fortune e le sfighe, purtroppo l'essere umano, tranne rare eccezioni, è di natura pessimistica. Quindi, se gli va bene tutto il mese, ma ha una sfortuna nell'arco del mese, lui ricorderà quel mese per quell'unica sfortuna che ha avuto, che sia grande o che sia piccola. Non ricorderà tutti i giorni invece positivi che ha passato. che mi è salito tutto mentre divagavo con Einstein. Come allora immaginare qualcosa di positivo e farlo accadere? O meglio, come renderlo più efficace? Allora, un... sperare è una cosa, immaginare è un'altra. Io quando immagino chiudo gli occhi e vivo tutta la situazione nel quale quella cosa è accaduta. Nei minimi dettagli qui funziona la legge d'attrazione, in questo modo funziona. Quindi ogni minimo dettaglio perché non serve a nulla, speriamo che domani trovo 5 euro in terra. Sto facendo un'ipotesi, ma la tiro il culo in faccia, però. Ti sembra? Eh? No, no anzianotto. Io non devo, dire, non devo chiudere gli occhi e pensare speriamo che domani trovi 5 euro per terra perché non succede. Speriamo chi ti ascolta. Partendo dal presupposto che dove spiego io le cose sapete che io sono atea e quindi per me non c'è nessuno che ti ascolta quando speri qualcosa o chiedi qualcosa. Non te caca nessuno perché non c'è nessuno. Di conseguenza sperare è un pensiero al vento che non serve a nulla. Il Fiba cantavano. Chi visse sperando morì. Non si può dire amore, no? <ride> Proprio perché la speranza. Ah, 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 ciao. Pane e Immaginare invece, visualizzare, significa che io chiudo gli occhi e vedo tutta la scena di me che cammino per strada mentre mi prude un'orecchia, mentre mi tocco qua, mentre ho freddo e mi tiro sul cappuccetto e mentre tiro sul cappuccetto abbassando la testa vedo l'asfalto e trovo un pezzetto di carta, allora faccio un po' così col piede, poi lo prendo con le mani, lo apro e poi... Erano 5 euro, ma mi devo proprio immaginare tutta la scena e con più dettagli possibili. Più riesco a eh, continuare a immaginare quella scena, quella scena, quella scena, e più attraggo la possibilità che quella scena si verifichi nella realtà. Ma le entità elevate possono reincarnarsi in un corpo umano. Te lo dico già, sì! <ride> e se sì, lo sanno che sono entità elevate, molte volte no. Insomma, potrebbero essere in mezzo a noi in anonimo? Sì, sia consapevoli e sia inconsapevoli. Ciao Diego, da un po' di tempo ho ritirato uno scrittoio d'epoca che apparteneva a un'anziana signora che purtroppo non c'è più. Dopo un mesetto circa ho cominciato a intravedere, poco prima di prendere sonno, una figura non ben definita che associava lo scrittoio alla parola piave. Il notevole tartassamento mi ha portato a controllare tra i documenti stipati in un cassetto del mobile lasciati in magazzino. Tra bollette e documenti a non finire ho trovato una cartolina risalente alla Prima Guerra Mondiale, provenienza di pacco Tagliamento Piave. Presa e portata a casa, rimessa sullo scrittoio, al suo posto, secondo te dovrei fare qualcos'altro? Guarda, questa tu non lo sai, ma è una testimonianza fantastica. A parte le mie canzoncine solite, perché mi viene in mente adesso il Piave Mormorava. Ma vabbè, vi esulo dal cantarvi Il Piave Mormorava. <ride> e... <ride> è bellissimo perché intanto è una testimonianza. Della figura che tu vedevi stessa lì, se era di questa persona anziana, probabilmente o era proprio la signora quella che eh, era vicino a questo mobile, o magari era invece colui o colei che aveva scritto quella cartolina e che ci teneva in qualche modo, forse proprio a fartela trovare. Il bello, tra virgolette di questo mondo cioè del mondo dell'invisibile ora non parlo di esoterismo ma parlo proprio di occultismo parlo di spiritismo in particolare è che come dico sempre in tutti i miei video eh, più questo mondo lo impari a capire a concepire come possibile e più ti rendi conto di tantissimi indizi più ti rendi conto di questi indizi e più i tuoi stessi canali iniziano ad aprirsi, inizi ad accorgerti proprio delle cose. Ma dall'altra parte le entità, i defunti, lo sentono, se ne accorgono se tu hai dei canali più o meno aperti. E quindi a volte vengono di proposito in qualche modo quasi a dare... Non so neanche come spiegarlo, quasi a dare proprio la prova. In realtà per loro, per i defunti, è di estremo interesse che noi esseri umani capiamo e comprendiamo che loro esistono. Ancora di più se noi riusciamo ad aprire qualche canale. Se noi li vediamo o li sentiamo, li pensiamo. Nel momento in cui io sto vedendo un defunto, lo penso. Nel momento in cui io sogno un defunto, lo penso, nel momento in cui io trovo un suo oggetto, anche questa cartolina, tu hai pensato, hai pensato alla signora, hai pensato a tutto il contesto e gli hai mandato dell'energia. Io ancora non ho capito come avviene questa reincarnazione. <ride> non c'è una regola precisa. Uh, Mati è come dire, come avviene che tu mangi, tralasciando le regole umane, ok? Che poi variano da nazione a nazione. Noi siamo abituati a fare, per esempio, una colazione a base di carboidrati, zuccheri e grassi. Poi a pranzo siamo abituati a mescolare carboidrati, proteine e vitamine solitamente e sali minerali. La sera tendiamo magari normalmente, tra virgolette, a mangiare più solo proteine e, e vitamine e magari tralasciamo i carboidrati, anche se sarebbe meglio il contrario, ma quello è un altro paio di mani che si entra nel nutrizionismo e in tutta altra scienza. Ecco, noi in Italia... Ad esempio in alcune nazioni si svegliano alle 6 del mattino e alle 7 fanno proprio il pranzo con primo, secondo, terzo, contorno e frutta. Poi verso le 2.30-3 del pomeriggio mangiano un piattino di qualcosa e la sera fanno una cena bella grossa e abbondante intorno alle 9-9.30. Dopodiché se ne vanno subito a dormire, io non so come non faccio a rimanergli qui, ma quello è un altro paio di maniche. Perché sono usanze, ma in generale... Come funziona che tu mangi? Funziona che hai fame, vai a cercare da mangiare. Se il frigo è pieno, tu apri il frigo o apri lo sportello della credenza, prendi il panino, il biscotto, il prosciutto, quello che ti pare e tu mangi perché hai fame. Ma quando tu arrivi in cucina, apri il frigo, apri lo sportello, apri il cassetto e non c'è più niente, c'è il ragnetto che ti te dice tengo fame pure io. Che devi fare? Devi obbligatoriamente uscire di casa e andare a comprare qualcosa se vuoi mangiare, giusto? È la stessa identica cosa. Io, anima, di là, ho ammucchiato un tot di spesa che avevo fatto in questa vita. La spesa cos'è? Sono i ricordi che io ho seminato negli altri. Tutti i ricordi che io ho seminato e in tutto il tempo per il quale si mantengono questi ricordi nel, nei vivi, il mio frigo è pieno, quindi io di là non ho la necessità di reincarnarmi perché mangio, mi mandano energia i loro ricordi. Arriva un certo punto che non ci ricorda più nessuno, i ricordi iniziano a diminuire. Quindi il nostro frigo è sempre più vuoto, sempre più vuoto, fino a che a un certo punto devi per forza uscire di casa e andare a fare la spesa. Ovvero ti devi reincarnare e andare a seminare nuovi ricordi in una nuova vita terrena. D'accordo, grazie sempre più, tua fan. <ride> grazie Anto. Mi piace e ragione. <ride> Era come, come in cielo, così in terra. Era qualcosa del genere. Ora mi era sfuggita la frasetta. Brava! Ho assunto una nuova segretaria. Lei è la segretaria ufficiale dei detti biblici e di contorno. <ride> Sto aprendo un harem di segretarie. <ride> mi sono arrivati i libri oggi. Meno male. La busta l'ho messa sopra il divano e pensa: Merlino gli sta salendo sopra. È un classico. Tu non lo sai, ma forse in qualche foto che ho messo in qualche pagina si nota. Ogni persona che ha un gatto, come arriva un mio libro o la busta o il libro stesso, <ride> i gatti si abbracciano i libri. Non lo so, sentiranno che io sono Gattara Inside. Non lo so, ma i gatti mi stimano. <ride> Tatino Bello, sì. Adesso se n'è andato voleva venire in braccio, poi era indeciso, poi è salito, poi è sceso, ma fate inta scema. Secondo me, t'ho perso. Dove sei? Secondo me, edaga, mi miseria, tu. tu sei un'entità elevata, inconsapevole. Magari io sono un'incarnazione della morte quando sono di là, quindi sono un'accompagnatrice, un'accompagnatrice di chi sta lasciando il corpo terreno e deve passare la soglia sono soltanto un'accompagnatrice e quindi ho un'anima defunta comunque elevata rispetto a molti defunti classici però ecco non sono un'entità elevata sono un defunto elevato giusto un pochino <ride> ho un ruolo la mia entità elevata che adoro alla follia, è un angelo della morte, meravigliosa E si è reincarnata in questa vita e del mio anno E mi sento fortunata di averla conosciuta E non vedo l'ora di vederla, ragazza mia Ecco, stanotte mi risogna di nuovo lì <ride> Farò visioni sempre più precise Così do più possibilità che succeda Prima o poi ti giuro che vengo <ride> Non sono un angelo della morte, perché gli angeli fanno parte della quinta dimensione, io sono un'incarnazione della morte, quindi sempre dalla quarta sono sto nella stessa dimensione vostra. Di certo che le citazioni bibliche non puoi chiederle a me, appunto mi serviva l'altra segretaria, ognuno abbia il suo ruolo e la sua scrivania. Ma normalmente me le ricordo, soltanto che mi ricordo il senso. Vedete, io ho... è per questo anche che faccio tanti esempi e tante cose. Io ho una capacità, e me ne rendo conto da sola, enorme, e qua mi faccio l'applauso da sola il mio ego si esalta. <ride> ho una capacità intrinseca di capire quasi sempre alla prima un certo discorso e un certo concetto. Ma siccome quando leggo quel discorso ci ragiono sopra e me lo rielaboro in testa a parole mie, poi le parole esatte di quel concetto non me le ricordo più. Per questo che io facevo schifo in grammatica a scuola. Non perché io non sapessi usare la grammatica. Io se scrivo o se parlo, almeno mi sembra, tranne gli errori del T9 che quando scrivo col cellulare sono uno sfacelo, perché non ho tempo, voglia di correggere, non leggo neanche quello che ho scritto e quindi faccio casini, ma a livello proprio di ragionamento, se io parlo e ci penso a quello che dico, parlo italiano corretto, non ho mai messo un'H sbagliata, un in più o in meno, non ho mai messo un accento convesso grave sbagliato, eccetera. Però, se tu mi chiedi una regola grammaticale, cos'è un aggettivo, cos'è un avverbio, che tempo è questo verbo, a parte forse il futuro e il passato remoto, non te li so dire perché ho capito perfettamente la funzione della lingua italiana e come va usata, ma non le so le regole, non me le ricordo, non è che non le so, non mi rimangono impresse e lo stesso discorso vale per gli studi, per qualsiasi cosa, io se leggo un articolo di fisica quantistica non ti saprò mai dire i termini che ha utilizzato quel, quel sito, quella pagina, quel libro, perché mi elaboro proprio in testa la spiegazione mia, parole mie, quindi ti so spiegare tutto il concetto ma non chiedermi la regola, <ride> perché è un taso di... <ride> Oh è arrivata la figlia Buonasera <ride> Anche io le ricordo Quando mi servono ovviamente Il vuoto totale <ride> Ma la piccola figura di se non Mi bombardavano su queste cose Io lì me la sono scampata <ride> A me frega la mazza delle regole linguistiche <ride> Anch'io sono come te. Beh, insomma, scrivo dei libri, pam, un minimo mi devo interessare della lingua italiana corretta. <ride> Però ripeto, so scrivere anche in maniera egregia. Ho trovato dottori che non riuscivano ad arrivare al mio livello di dialettica nel confrontarci, quindi mi ritengo anche abbastanza egocentricamente esaltata da questo. Ma Ripeto, a ricordarmi a memoria la regola grammaticale che ho utilizzato, dimenticatelo proprio perché i nomi, il modus, eccetera, io della regola non me la ricorderò mai. Ecco, ora allora puoi cantare la canzone del piave. Il piave mormorava calmo e placido il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera. Così Pamela ora oltre a odiare me odia anche te, Vale. Cambiando un po' il discorso, quando le persone sposate si chiamano così tanto che muoiono a distanza di poco tempo, si ritroveranno? Sì. Sì, perché normalmente sono ancora entrambi sulla fascia di confine, quindi hanno ancora tutti i ricordi precisi della vita terrena e parte abbastanza consistente delle emozioni che avevano ancora in vita. Devo iniziare il mio libro, e il computer di Mortacci in su mi ha abbandonato di nuovo. Mi toccherà usare la macchina da scrivere. No, ti prego, sai che. Che, tu, che c'hai già poi il tunnel carpale, ti viene un braccio così con la macchina da scrivere. Ciao Maria. Tu pensi che con visioni precise, quindi leggi di attrazione, le entità elevate potrebbero davvero presentarsi da noi in carne ed ossa? Svea, illuminaci. Beh, no, non è quello lì il discorso. Cioè, a parte che le entità elevate possono essere in carne ed ossa se lo sono in quel frangente in quel momento in quel tempo in carne ed ossa anche se quelle della quinta dimensione hanno anche la capacità per materializzarsi quindi per apparire per brevi periodi temporali nella nostra dimensione in versione meramente materiale però ecco lì entra in gioco il loro libero arbitrio, quindi non conta molto la legge di attrazione, perché tu non stai attraendo un tipo di vibrazione, un oggetto, una situazione di vita, ma stai cercando di attrarre un'entità che è 20.000 volte più potente della tua legge di attrazione e quindi pienamente nel suo libero arbitrio. Per fare contro il nemico una barriera. Vai, questa la cantata anche a Pami! E lo so che ce l'ha tutta in testa. Oh, ma magari chiamerei luci subito, ecco, eh, sapevo. Ma quando sarò una defunta, poi mi ricorderò delle altre vite passate. Non c'è una regola fissa perché mh, la memoria animica mh, non è sempre ad ogni reincarnazione perfetta e di ritorno. Se quando moriamo, quando andiamo dall'altra parte, lo, lo facciamo in un modo diciamo sereno, tranquillo, senza traumi della morte. Quando torniamo di là, ovviamente ricordiamo perfettamente sia tutta questa nostra vita terrena ultima passata, e sia anche tutti i ricordi antecedenti a questa, quindi anche le altre vite passate: assolutamente sì. Se nel corso della nostra morte, invece, incappiamo nei traumi della morte, quindi in morti diciamo, che ci creano eh, degli shock o semi tali. In quel caso lì perdiamo gran parte della memoria animica per quel salto reinc di reincarnazione. Quindi di là per un bel po' di tempo tantissimi ricordi o anche la maggior parte ce li siamo fumati. Poi magari torniamo a reincarnarci la seconda volta, la terza, la quarta, la ventottesima, 250 millesima volta e invece moriamo in maniera tranquilla, senza shock. In quel caso lì poi ricorderemo di nuovo tutto il percorso animico all'indietro, anche quella che ci aveva scioccato. Ciao Mari! Ho finito adesso di cucire, immagino, mamma mia, io devo cucire un paio di pantaloni e sarà un mese che li sposto da un mobile all'altro perché non ne ho per il belino, si dice a Genova. Ciao Mania! Oltre alle persone defunte, ti capita di vedere anche qualche animaletto? O hanno tipi di anime diverse? O oh, no, no, li vede come? Vedo proprio gli animaletti anche a volte. Mi ricordo quello, quello che racconto sempre, perché è uno dei più recenti che era successo. Recenti nel senso che sarà 3-4 anni fa. Proprio bello nitido. Un barboncino nero che continuava a gironzolarmi intorno. E è, è apparso e è andato via per parecchi giorni. <ride> vedo anche gli animaletti sì, sì. ti odio Sanno dopo me la devo cercare per tagliarmela la capoccia <ride> beh però sono stata originale se Diego non tirava fuori il piave non me la ricordavo manco più quella canzone <ride> ogni tanto me ne viene in mente una che non ho mai citato <ride> che tra l'altro adesso cantando quella del piave che non so per quale motivo ma il mio cervello mentre parlo elabora altro mi è venuta in mente vecchio scarpone e da vecchio scarpone che non c'entra un tubo me ne è venuta in mente un'altra che parlava delle stelle alpine ma non me la ricordo più adesso cioè mi è venuto proprio questo flash di una canzone che parlava delle stelle alpine ora non ci dormo finché non trovo la canzone sulle stelle alpine <ride> sempre stesso periodo più o meno io faccio degli accostamenti di memoria che veramente Infatti, ripeto, dal Piave sono passata a Vecchio Scarpone. Da Vecchio Scarpone, una canzone sulle Stelle Alpine. Mentre parlavo della canzone sulle Stelle Alpine, non so per quale motivo mi è venuta in mente una strofa di una canzone che recitava Quando saremo soli, soli nella Sugano E non me la ricordo più. <ride> ok, chiamate ufficialmente la Neuro, io li aspetto. <ride> no, sì, ma mi riferivo proprio a Sveva che poi ha spiegato cos'è effettivamente. Non sarà quella degli alpini, ma può essere. Però io mi ricordo che parlava delle stelle alpine. Mi ricordo proprio che c'era. Questo me lo ricordo perché la cantava mia nonna quando ero piccola e mia mamma aveva un quadretto che dentro teneva delle stelle alpine vere seccate e io rapportavo sempre questa canzone. Al quadretto di mamma che aveva Stelle Alpine e sono sicura che parlava delle stelle alpine, ma non mi ricordo più che canzone fosse. Quando hai quei flash, strani, guarda per grazia. Se non mi parli di prima e seconda guerra mondiale, meglio perché ne odio. Ogni vero, ma non è colpa mia se mi è venuta in mente quella. Non mi rovinare la canzone degli alpini, per cortesia. Pro, eh? Profumate dalle stelle alpine, mandan baci sulle cartoline. Ma no, 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 non credo almeno che fosse quella. Era qualcos'altro che parlava del, delle stelle alpine? Raccoglieremo le stelle alpine, qualcosa del genere. Ma ho proprio questo flash solo di queste parole. Come porti i capelli la bionda E mi porto la bella marinara <ride> Anche quella c'era <ride> È vero Vabbè dai Partiamo con le sorelle bandiera Fatti più in là Vecchio <ride> Serpone era dedicato Al compleanno di Aliona vero <ride> Oddio ma mi detestate È vero <ride> C'è una parte della strofa Dove dice coglieremo, coglieremo le stelle alpine Allora deve essere quella, sì Perché mi ricordavo Raccogliere le stelle alpine Ma è proprio un flash Avrò avuto tipo 3-4 anni Quando me la cantava mia nonna Dopo la cerco Perché adesso c'ho sta fissa Cosa bisogna Fare per capire cosa eravamo in altre vite è pericoloso. No, Silvia, di pericoloso non c'è assolutamente nulla. Si può fare meditazione regressiva e ce ne sono una marea anche su YouTube guidate ottime. Io consiglio sempre quelle del dottor Weiss perché sono le più semplici da fare, quelle che danno più risultati, però ce ne sono davvero tante. Eh, oppure se uno non è capace a fare meditazione può affidarsi anche a qualche ipnologo però serio e una persona come si deve perché lì si entra poi in un campo io non consiglio mai nessuno in effetti volevo fare una precisazione a tanti perché ogni tanto qualcuno mi scrive dicendomi ma se mi rivolgo a tizio ma se chiedo a lei ma se chiedo a lui allora io non do pareri sugli altri io non mi interesso di cosa facciano le persone che eh, vivono nell'occultismo, nell'esoterismo, nella ritualistica. Quindi le persone con cui interagisco, che vengono anche come ospiti nei miei video, eccetera, sono miei ospiti, sono amici molti di loro, e, ma amici, ma io non mi interesso di sapere come lavorino o come svolgano le loro questioni. A meno che, ripeto, durante il video stesso non sia io a dire ho provato e quindi lo so, come capitò per esempio con Freya che mi aveva fatto la matrice lei. E quindi l'avevo fatta la matrice con lei, sapevo come faceva le cose. Per cui a me è completamente inutile chiedermi un consiglio a chi mi posso rivolgere, da chi posso andare, mi posso fidare di quello, perché io non darò mai pareri sulle altre persone. Non chiedetemele queste cose. Quando saremo sora dalla Vassugana <ride> E quella lì Noi andremo a trovare la mamma A veder vederla come sta Quella lì dicevo prima Però non, non c'entrava con le stelle alpine Era un'altra cosa <ride> Non mi viene quella della stella alpina Ma infatti dopo me la cerco Perché sicuramente è quella che ha detto eh, Alessandro prima sul cappello, sul cappello, le portiamo. C'è una lunga, c'è una lunga penna nera. Eh, eh, eh. Forse è quella, sai? Sì. Ti giù. Coglieremo le stelle alpine e le porteremo alle bambine per farle piangere e sospirare. Vedi che. Ho un mix di ste canzoni in testa. Non dimenticare che sono cresciuta in un, paese, in un paesello che era covo dei partigiani, Non so tutte, pure quelle degli alpini. <ride> Ma io eh, io non sono mai stata di parte, eh, né partigiani, né fascisti, per me eh, cose buone cose cattive le hanno fatte tutti, io sono a politica, quindi non me ne frega una mazza del rosso e del nero. Però le canzoni le conosco perché o le sentivo cantare dagli anziani. O poi io sono sempre stata una che è fissata con le canzoni. Quindi qualsiasi melodia sento, poi mi resta nella testa random. Lo sai che penso di certi partigiani? Ma assolutamente, è quello che ti dico anche io. Io non considero tutti i partigiani degli eroi e non considererò mai tutti i fascisti. Dei delinquenti per me c'è stato il marcio e il buono in entrambe le fazioni, come c'è nel rosso e nel nero, come c'è nel, nella destra e nella sinistra, come c'è in tutte le questioni nella femmina e nel maschio, in tutto ciò che è il tao universale. Ogni singolo soggetto, ogni singola cosa va presa singolarmente. Lo dico sempre, non si deve mai fare di tutta l'erba un fascio. Quindi non c'è mai un gruppo di eroi, unicamente eroi, e non c'è mai un gruppo di anti-eroi, tutti anti-eroi. Anche perché c'è anche da sottolineare che la storia, tutta la storia, dai tempi della preistoria arrivare a oggi, l'hanno sempre scritta i vincitori e quindi la scrivono sempre al loro pro. <ride> Cosa ne pensi della cremazione, che è la soluzione migliore per qualsiasi cadavere? Per qualsiasi defunto. Infatti ho scritto "Certi". Sì, 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 avevo letto. Infatti sottolineavo proprio il tuo concetto del certi. <ride> E la cremazione è la soluzione migliore perché distrugge completamente ogni collegamento con il DNA che era rimasto a contatto per tot anni con quell'anima e quindi mantiene un certo filo di collegamento. Lo rendi più libero il defunto. Mi è venuta in mente, su quei monti, su quei monti che noi andremo, coglieremo, coglieremo le stelle alpine. Infatti, <ride> è quella sicuro. <ride> e io sono vecchia come te perché pensavo a quella anch'io. Mami, cosa pensi del nodo celtico? Guarda, il nodo celtico, se vai a vedere... Anche in altri paesi, come per esempio l'Indocina, ci sono dei sigilli, dei talismani di protezione che sono molto, molto simili, anche se non uguali, al nodo celtico. Diciamo che fa tutto parte dell'archetipo della geometria sacra antica, da non confondere con la geometria sacra degli anni '70 New Age. <ride> per cui ha sicuramente una valenza vibrazionale di protezione e di aumento delle vibrazioni in certe eh, situazioni come alcuni rituali e via dicendo. Prego Marina, sono anzianotta pure io, siamo tutte anzianotte, e <ride> eh sì più o meno siamo quasi coetanee, <ride> io e te. <ride> non me lo ricordate, fra tre giorni, ne faccio 49. L'ultimo anno dentro ai 40 e poi comincio ad avviarmi verso il mezzo secolo. Anche se lo dico sempre: la mia testa ne tiene 16, la mia carta d'identità ne tiene 49 tra tre giorni, e il mio fisico ne tiene 84, quindi si devono mettere d'accordo tutte e tre. Che sono sempre scancasciata. C'è l'attimo di silenzio parlagnesi. Dai, godiamocelo quest'anno. L'ultimo del decennio quarantino, non quentin Tarantino. Non possiamo dire giovani dentro, che siamo più anziani ancora, <ride> è quello che dicevo prima. <ride> Consolati, di... io il 12 di questo mese ne ho fatti 64, ma non li sento. Ma infatti lo dico sempre Renata, l'importante non è quanti ne hai, ma quanti te ne senti. Devo dare retta però alla testa e non al fisico in questo caso. <ride> <ride> io uguale io l'ho superato quest'anno sono 60 ma come diceva Renata l'importante sono quelli che ci sentiamo fisico permettendo e acciacchi permettendo io ogni tanto scricchiolo che sembra l'omino di latta del mago di Oz ma quello è relativo <ride> <ride> Scusate, Mi stavo strozzando da sola Deve essere l'universo Che ora la faccio strozzare Così la pianta stronzate. <ride> è di distronzata C'è da dire anche che la vita media Per fortuna si è allungata tanto E va già bene <ride> Sve, Ma tu riusciresti a realizzare un sigillo in metallo Disegnato da me Cioè ti manderei il disegno Anche io a ciacchi a 47 anni Anche tu sei quasi del club eh Ce ne leviamo due, eh? <ride> mo viene qua, mi picchia, e torna a casa. Il metallo. Io al momento non lo posso lavorare. Simo, sì, perché non ho le attrezzature, non ho il modo giusto per operare per, per creare il metallo. Al momento non mi sovvengono nemmeno idee. Comunque, tu prova a disegnarlo. Che ci butto un occhio e vedo eventualmente. Se si può fare in qualche modo Ma Mo che si fa una cioccolata con panna? Ma magari <ride> Che buona cioccolata infatti Però a me piace stradensa Cioè deve essere praticamente budino <ride> Perché se è sciacquazza non mi piace <ride> Mi sembra latte Nesquik <ride> Mi avete appena fatto ricordare che nella dispensina c'ho del ciobar. Ora dopo mi vado a fare il ciobar per colpa vostra. Sapevatelo. Se non è scaduto, perché quella è una delle poche cose che normalmente mi scade. Non perché non si ingorda, eh, perché io sono la poteosi dell'ingordizia. Perché sono pigra e non ho voglia di scaldare il latte, di girare, ta -ta -ta, ti -ti 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 -ti. solo per quello, pure a me, poi con la panna montata alta, <ride> come l'Everest, oh yeah, e giusto perché, perché ci voglio pure la spolverata di cacao in polvere sopra alla panna, la cannella no, mi fa schifo, <ride> ma il cacao sopra è la morte sua. <ride> Oh, mi state a fare venire fame, però non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di dolce. Cosa succede se non riusciamo a perdonare un defunto? Mm, nulla. Mm, I defunti non hanno le emozioni. Quando sono nella quarta dimensione le, dim le emozioni non le hanno più. Quindi non si dispiacciono per qualcosa che noi vivi pensiamo. Mm, continuano il loro percorso e buonanotte. Magari gli puoi girare le scatole perché se ce l'hai con loro non li pensi e se non li pensi non gli mandi energie. Però alla fine... Quando non hanno più energie e tornano a nuova reincarnazione, buonanotte al secchio. Di là non danno importanza ai nostri pensieri, di qua. Con i biscotti al burro. <ride> Beh, guarda, i biscotti io sono noiosa nel senso che li mangio tutti, ma mi piacciono normalmente nel tè. Il latte non mi piace, mi fa schifo. E quindi il latte io non lo uso. Nel tè appucciati mi piacciono, ma devono ammollarsi perché la roba dura non mi piace. Nella cioccolata calda non lo so, non mi ispira tanto. La preferisco densa, densa, ma liscia, pulita. Ma io ho tutti i gusti strani a modo mio. Anche il gelato, io divento isterica in estate perché io amo il gelato, al cioccolato, al pistacchio e alla nocciola, ma amo solo quello fresco. Senza granelle, io odio le granelle, detesto quelli che ci mettono i pezzi di pistacchio, i pezzi di biscotti, i pezzi di meringhe, pe... mi fanno schifo sto mezz'ora a sputacchiarli. Mi piace il gelato liscio, senza niente. Allora mi compro le vaschette di simil fresco, che non hanno granelle non hanno schifezze dure in mezzo, e mi mangio la vaschetta intera. <ride> io non ho cenato, vedete... Io ho cenato, tra l'altro, con la peperonata, ma ora mi è venuta voglia di dolce. Mi sembro aldo. Finisco la peperonata e scendo. A volte sai cos'è che si perdona per noi stessi? Eh, sì, esatto. È più una questione meramente nostra materiale, il perdono e il non perdono. Ecco quello che penso. Tutta tutta stasera mi manca qualcosa di dolce, mai perderò chili così, ah, a me di perdere chili me ne frega niente, <ride> io ho perdonato chi ha ucciso Sergio, ma per me non mi sentivo di odiare, quello sì infatti è un altro discorso e ci sta anche tutto tra l'altro, i <ride> biscotti al burro sono biscotti dessert tipici siciliani e si sciolgono in bocca e io questi qua non me li ricordo, gli unici biscotti al burro che ho mangiato erano dei biscotti al burro tedeschi, buonissimi, ma appunto se li pucciavo dentro al tè, perché sennò erano abbastanza duri, anche se il sapore era veramente buono, a me la roba dura non piace molto, <ride> né la roba croccante, né la roba dura, né le granelle, a me piace tutto mollo. <ride> E il gelato fresco lo fanno di fronte al ristorante dove lavoro. Prima mangio a base di pesce e poi gelato artigianale. Guarda, Maria Teresa, credimi, verrei subito per il gelato. Il pesce non lo mangio, non mi piace. Ora basta, mi bloccano tutti quanti perché io sono praticamente un carboidrato che cammina. Io mangio pasta, a panini, Pizza, le patatine fritte le adoro, i peperoni e i funghi, un po' di prosciutto cotto ogni tanto e basta. Io non mangio pesce, non mangio mucca, non mangio nessun tipo di volatile con le piume. E... La frutta la mangerei anche se qualcuno me la sbuccia perché mi fa schifo sporcarmi le mani di succo di frutta. Sono una rottura di balle incredibile. <ride> Queste persone davvero davvero cattive. Non ho cenato, continuate a parlare di cibo. <ride> Vedi è il karma. Tu non vuoi che canto le canzoncine? Mm. Ora ti canto Isabella, bella bella, mi regali una ciambella? Sì che l'avrai, sì che l'avrai, ma tu che cosa mi darai? <ride> stella cosa ne pensi della sincronicità o coincidenze guarda io sono convinta che le coincidenze non esistono la teoria della sincronicità venne portata al suo massimo splendore da jung però era sempre diciamo un discorso tra la coincidenza e la possibilità di un reale calcolo dei possibili eventi che ad oggi viene chiamato tra l'altro algebra buleniana ed ha un, un suo studio approfondito in realtà secondo me tutti gli accadimenti non cercati ovviamente da noi ma che accadono intorno a noi hanno sempre un filo logico con qualcos'altro e quindi non sono lì per caso e non sono coincidenze Ma nella quarta dimensione non sentiremo più il gusto delle cose no non abbiamo un corpo quindi per cui non abbiamo le papille gustative <ride> ma sei una canonata grazie a me per tutte comunque mi piace essere nel club delle signore quasi cinquantenni <ride> sono terrorizzata dalla menopausa per vampate guarda che ti ho perso e chili di troppo perché come te amo il dolce. Per il resto è un'età che è bella e unica nel suo genere. Come se a 50 anni si ricominciasse da capo con nuove consapevolezze. Vero, basta che non ti fai prendere dal complesso di Peter Pan. Perché moltissimi cinquantenni e moltissime cinquantenni eh, sfarfallano e iniziano a volersi comportare da ragazzini solo per dimostrare di essere ancora giovani. Lasciando perdere le mie tinte strambe, perché io le facevo a 15, a 20, a 25, a 30, 40, 45, mi ci seppelliranno a 80 anni. La mia non è una sindrome di Peter Pan. Sono proprio scema così da quando sono nata. E quindi è un altro paio di maniche. <ride> Ma moltissimi a 50 anni sfarfallano proprio questa cosa. Per quanto riguarda la menopausa,. Io ho fatto la laparatomia a 34 anni quindi non ti saprei dire nemmeno se ci sono entrata o no. Ma ho avuto le vampate una volta sola, una notte sola, una notte di 3-4 anni fa che ho avuto questi sudori freddi. Che a questo punto penso che non siano state manco vampate, magari mi aveva fatto male qualcosa e mi era rimasto sullo stomaco e mi erano venuti i sudori freddi. Perché mi è venuta solo quella notte e basta, mai più ho avuto una vampata in vita mia la faccia, le rughe, le cose, io sono sempre la stessa, ho sempre la stessa faccia da ormai 40 anni praticamente, lasciando perdere le occhiaie perché dormo tre ore per notte, ma non mi si è seccata la pelle, dicono che si secca, eccetera. I capelli continuano a crescere anche, anche troppo, ma in generale in maniera normale. Mm, o non ci sono ancora entrata, ma ne dubito, ripeto, avendo fatto la laparotomia totale a 34 anni, dovrei già esserci da mo. E ingrassare? No, io sono ciccia, ma io sono nata ciccia, io sono nata che ero 4 kg e 9 etti. Quindi sono nata ciccia e morirò ciccia, ma non sono ingrassata negli anni o cosa. Io, in effetti, foto di quando ero magra, a parte un anno che sono stata malissimo, perché avevo appena finito di fare la chemioterapia e tutto. Quindi non riuscivo a mangiare, lo stomaco mi si era rovinato e ero diventata così. L'unico anno, e poi dopo, comunque, li ho ripresi tutti. <ride> Però non sono né aumentata né diminuita, sono sempre più o meno della stessa cicciosità di sempre. Ti faccio qualsiasi cosa, le sagne cannullate fatte in casa da me non so cosa sono, con il nostro sugo, con la carne. Basta che nella carne non ci sia pollame, sai perché te lo dico. Perché io ad esempio appena arrivata qua nelle Marche sentivo tanto parlare delle lasagne tipiche di qua. Che qua le chiamano vinci sgrassi. E io le vedevo e in effetti avevano la faccia delle lasagne normali. Poi un giorno mi viene in mente di leggere, io me le faccio da sola le lasagne a casa quindi non ho problemi di sorta, non le compro quelle già fatte. Ma leggo gli ingredienti della Ricetta classica dei vincisgrassi, sgrassi Spero di averlo pronunciato giusto Se sono i marchigiani mi legnano E scopro che il sugo di quelle lasagne Ha al suo interno Mucca, maiale e anche pollo Tacchino o meglio Le frattaglie di pollo Che quando ho letto quella cosa Mi stavano venendo dei conati Che mi stavo per sentire male Quindi io l'unico sugo di carne che mangio È quello solo ed esclusivamente Di carne di mucca o di carne di maiale Al massimo maiale e mucca insieme Ma altri tipi di carne Io proprio zero totale, Mi sento male Anche se non so che c'è e lo mangio Mi sento male lo stesso Simo io sono andata a 55 anni Mai avuto vampate ma Infatti io vampate te l'ho detto: A parte quella notte Che boh che ripeto, secondo me non era manco una vampata, magari mi aveva fatto male qualcosa. Cavolo, avevo una domanda, ora che posso scrivere me ne sono dimenticata. Male! Prendi sempre appunti. Che se no qua continuavo a parlare di sughi e cioccolate calde. No, no, maiale vitello, allora va bene, quello lo posso mangiare. Magari un chilo io ho messo 25 kg e io quella guarda nel male, nel male, nel senso della comunque cicciosità in una società che invece ti istica ad essere magro, cosa che peraltro a me non è che me ne freghi molto, anzi, non me ne frega niente proprio, però, tanto per discutere dell'argomento, eh, sono sempre rimasta nella mia ciccia base. Quindi il mio peso forma, il mio peso sforma è sempre rimasto lo stesso. Si sì, hai ragione. Mannaggia, mannaggia quando non avete dietro carta e penna. Ma vi viene in mente questo è un consiglio a parte le mie live, ma proprio generico: anche un argomento, una cosa. A volte almeno a me succede: siccome io sono una persona estremamente curiosa. Uh, e ho sempre tanta fame di sapere quando sento, anche nei discorsi a volte o in un film, che uh, una parola che mi interessa, un argomento, una cosa, e non ho carta e penna, non ho possibilità di prendermi un appunto. Staggeggio infernale, ok? Lo abbiamo tutti. Mm? Questo aggeggio infernale ha un registratore. Piuttosto che niente, attaccate il registratore e dite la parola, la frase, o la cosa e mi rimane in memoria. È l'unico modo per non perdere i colpi ed è anche veloce. O se no, fate come me che io ho due account su Messenger e quindi scrivo al mio stesso account <ride> e mi prendo l'appunto. <ride> C'è l'attimo di stand by e di silenzio, parlagnesi. Mi sono accecata un occhio da sola. Carola, buonasera. Gabriella e Pamela, le vampate mi terrorizzano perché non sopporto il caldo. <ride> con i chili di troppo relativamente perché anche io come si sono cicciosa curvi <ride> mosti dice così che è più delicato <ride> guarda io quando scherzo con l'ambrogia con Erika la mia amica qua al paesello dico sempre che sono arrivata nel paese perfetto per me perché qui in sto paesino a parte i nomi che ce li hanno tutti stranissimi e quindi io sveva mi trovo benissimo in mezzo ai nomi strani. Ma a parte quello, in effetti è il paese che ha più nomi strani d'Italia. Ma a parte quello, la cosa bellissima è che qui, specialmente le persone di una certa età, le persone anziane, quando ti devono dire che sei dimagrita, non te lo dicono con fare fiero, come per dire, ma come sei dimagrita, come lo dicevano a Genova. Qua ti guardano in maniera schifata, te lo giuro. Qua ti guardano e ti dicono, ma come ti sei sciupata, è perfetto per me, cioè qua proprio grasso e bello, se dimagrisci ti dicono che ti sei sciupata, è fantastico sto paesino. Avevo le mani occupate, Uffi. tanto mi riguardo subito la live, vedrai che mi viene in mente e me la segno. Mia madre mi ha raccontato che quando avevo un mese di vita mi mise al centro del letto con i cuscini attorno, torna poco dopo e non mi trova nel letto, ma sotto il letto, proprio al centro. C'è qualcosa di paranormale in questo? Sai perché sorrido? Non per, per il tuo racconto, ci mancherebbe, ma perché mh, una storia analoga me l'ha raccontata anche un amico. Che è una persona. Estremamente istruita e intelligente, e peraltro è psicologo. Ma lui è completamente non credente, del tutto scettico sul paranormale. O perlomeno così afferma di essere lui, anche se io gli dico sempre che non è vero. <ride> e lui stesso mi raccontava che anche lui, appunto, un mese, un mese e mezzo, quindi ancora non camminava, non si muoveva né niente, sua mamma l'aveva appoggiato sul centro del letto matrimoniale e lo hanno ritrovato in terra eh, seduto, tranquillo, cioè appoggiato, no, seduto, ma tranquillo, non caduto, parecchio distante dal letto. Quindi come se qualcuno ce lo avesse spostato. Ora che ci sia qualcosa di paranormale, sinceramente potrebbe benissimo essere. C'è da dire che per spostare un bambino, anche se piccolo, anche se poco pesante, quell'anima, quell'entità, quel defunto deve avere davvero tanta, tanta, tanta energia. In alcuni posti dove c'è proprio questa narrazione di queste cose che accadono, nel folklore, soprattutto nord Italia, paesini montani, e anche nord Europa, quindi Svezia, Norvegia, Olanda. C'è proprio la narrazione che recita che quando qualche bambino, appunto ancora non in grado di camminare, viene poggiato in un posto e poi viene ritrovato in tutt'altro posto, è stato qualcuno dei nonni o dei bisnonni defunti venuti a mancare che l'avevano voluto prendere in braccio. Non so quanta verità ci sia in questa cosa, ma è un fatto che è accaduto molto spesso e a moltissime persone. Pensa la nipotina, mi ha scaricato WhatsApp che mi posso mandare messaggi a me stessa. Esatto, io anche faccio così. Buonanotte Marina. Mamma mia, anch'io odio sudare, si sta malissimo. E qua ragazze, mi dispiace, ma io prendo le distanze dal vostro club. Perché al contrario, se devo scegliere tra battere i denti e sudare, 14.000 volte sudare. Preferisco essere sudata come un porcellino unto di burro piuttosto che avere il minimo brivido. E io il minimo brivido comincio già a sentirlo a 20 gradi. Sto bene solo verso i 27, 28 e fino ai 35 37 sto da dio sotto ai 25 ho già il maglione sotto ai 20 sto male non ho neanche voglia di uscire dalle coperte odio il freddo in ogni sua variante e anche mia figlia lo ha fatto lo ha fatto a me non sapevo Vengo a vivere al paesello pure io di corsa così mangio Nutella tutta forza. Qua vanno a porchetta, altro che Nutella. Nutella la mangio io, ma loro se strafognano le porchetta. Io ho una chat con me stessa molto intensa, anche io. Colpa dell'era glaciale, secondo me. Esatto! Non me lo ricordà. Che c'ho pure Pavela dietro al culo, <ride> mi viene l'ansia anche per quello. <ride> Anch'io ho del freddo in Sicilia ci stanno 15 gradi e io sono tutta congelata. Ma infatti, uh, per me 15 gradi è inverno pieno, E quello. È l'unico deficit. Sono arrivata a stare in un paesetto che va a meno 3, a volte anche a meno 7, meno 8. Però c'è da dire una cosa: pativo di più il freddo a Genova che è molto più calda come temperatura rispetto che qui in montagna d'inverno, ma perché qua c'è freddo che scende anche, ripeto, a meno 3, meno 5, meno 7 un anno è stato, ma è secco. Quindi se io mi metto due o tre maglioni e una giacca, sto a posto invece a Genova, quando abitavo a Genova, ci ho abitato per 38 anni quasi 36, 35 perché poi sono andata un po' in giro per l'Italia e, e l'estero ma quello è un altro discorso è talmente umida Genova che ti metti 15 maglie, dopo 3 minuti che sei fuori sono zuppe fradice e c'hai un freddo porco che ti entra nelle ossa allora stai bene con mia figlia, solo che lei non suda ma in effetti sai che non sudo manco io È difficilissimo che sudo Succede proprio se si toccano i 40 gradi E rotti Altrimenti nonostante io sia Effetto Puffle Popples Cioè cicciotta Non sudo Perché non lo patisco Vedrai Che appena vi scongelate Pam di scoccozza <ride> <ride> qui da noi è umido quindi già a 15 gradi senti il freddo è quello il fatto, esatto entra subito nelle ossa dove è umido <ride> povera Sve ma riusciamo a trovarle secondo te guarda, io in Antartide o vicino alla Groenlandia dovremmo essere da quelle parti a cercarmi non ci vado c'ho freddo <ride> Se ero ancora, ancora sotto al deserto potevo pensare ad andare a scavare, ma in mezzo a un iceberg io non ci andrò mai a cercarmi. Prima o poi ci troveranno. No, 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 non fa per me. Le ricerche sui ghiacci non fanno per me. Io ho sempre amato l'archeologia, la ricerca, la Indiana Jones. Però la voglio fare solo nei posti caldi. <ride> È per questo che ami il caldo perché non sudi, può essere. Ma, ma anche quando sudo me ne frega niente. Se sudo pace. Tanto non devo mica sbaciucchiare il vicino di casa quando lo vedo. Chi se ne frega? <ride> Sveva, soffro talmente il caldo che se si potesse fare mi farei ibernare il 30 aprile, mi farei svegliare il primo ottobre. Il caldo mi trasforma, divento il satana cristiano. Svengo per strada un magello, il freddo lo combatti, il caldo no. Io il contrario. Io andrei a ottobre in letargo e mi sveglierei a fine aprile. Bella magra perché sono 7-8 mesi che non mangio. Avendo risparmiato su tutto con una bella copertina termica sopra che mi rimane accesa tutti i mesi che sto in letargo. <ride> aprendo un occhietto quando le margherite sono già aperte. <ride> Anche perché io il caldo lo sopporto, il freddo non riesco a sopportarlo proprio, mi sento male. <ride> Tattiche... <ride> Leggermente in ritardo, stava finendo la live alle 11.11. .11. Comunque, ragazzi, tanto rimane sempre eh, fissa perché non la cancello. Quindi, sul gruppo c'è sempre chi la vuole vedere. La metto anche, la carico anche sul canale YouTube nella playlist delle live. Quindi, il problema non c'è, la recuperate sempre con le mie performance canore anche lì, tra l'altro mica pizze fichi <ride> io odio che quando sono sudata immancabilmente qualcuno mi tocca le spalle parlando e rimane di stucco a me non mi toccano perché l'ultimo che ha provato a darmi due pacche sulla schiena mi sono girata tipo bambina dell'esorcista odio le mani tucugnase e l'ho guardato serio in faccia dicendogli lo sai che c'è un girone dell'inferno apposta per quelli che ti tucugnano quando parlano da lì non ha più cognato nessuno <ride> che ne sai, magari ho il freddo proprio per non andare a scongelarti di là. <ride> Tutto può essere, ma lo odio comunque. <ride> Già, ma domenica la pubblichi per fortuna, Aug. Assolutamente sì. Comunque ragazzi anche se Daniela sarà contrariata da questa cosa ne faccio presente che sono le 23.12 e io ho voglia di cioccolata calda per colpa vostra quindi io adesso vi saluto e mi vado a fare il ciobar che se è scaduto me lo faccio lo stesso. Non l'ho detta io l'acca questa sera? Il giro nell'inferno per quelli che ti toccano è geniale, sì. Ma tra l'altro, questo è un amico. Ma c'aveva proprio quel vizio. Poi, alle 7 del mattino, ciao, Sve, ma ti volevo dire. Ma lo sai che. Ma dai, mm, io che al mattino mi alzo tipo alle sette e mezza. Ma prima delle 9 e mezza non sono in grado nemmeno di parlare o di salutarti. Iniziare <ride> dopo 49 minuti, già aumentato, va già bene. <ride> Ciao Renata, buonanotte. Buonanotte Stefania. Ah, ecco l'ora. Vedi che sono ritardato, ormai è quest'ora io. Maria Teresa, sono andata. No, 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 io le, le zampe addosso non le sopporto. È una cosa che non sopporto. Puoi gesticolare quanto vuoi ma senza pugnarmi. Pami, buonanotte! Buonanotte a tutte ragazze! Io adesso cerco di caricare questo video sul PC perché dal cellulare non mi si caricherà mai più. E che Devo metterlo su YouTube anche qui sul, sul gruppo. Ci vediamo comunque la settimana prossima, di nuovo venerdì. Quindi ve lo ricordo perché ancora sta settimana sono di venerdì. Quando ti fai un tatuaggio e ti toccano proprio là, ti fa male. Sì, sarebbero già. li avrei già accompagnati. <ride> Se mi toccano pure, perché mi sono appena fatto un tatuaggio. <ride> Buonanotte, Alessandro. Buonanotte, Stefania. Buonanotte, Sabri. Buonanotte, Teodoro. Grazie per la bella serata. Grazie a te, Simo. Ti ho scritto una cosa in privato, ti abbraccio. Metto un attimo a scaricare sul PC le cose e tutto e poi vado a leggere i messaggi. Buonanotte Maria Teresa, buonanotte Dani, <ride> buonanotte a tutti ragazze. Ci vediamo lunedì nella live del YouTube per chi la segue e venerdì qui sul gruppo. <ride> Ciao ragazze, grazie a voi.